Blogosfera Design e Style nel negozio di Pigra. Siamo in compagnia di Francesca Prandelli, uno dei soci fondatori di Pigra. Ciao Francesca e benvenuta su Blogosfere. Ciao. Francesca, prima di affrontare quello che è il Salone del Mobile che sta per iniziare, ci racconti un po' com'è nato Pigra? Pigra è nato dall'idea di tre socie, con la voglia di condividere oggetti insoliti, mai distribuiti in Italia, quindi tutti quei prodotti meravigliosi che trovavamo in giro per il mondo e che qua poi non arrivavano, per poterli appunto condividere anche con un pubblico più allargato. Abbiamo scelto di mutuare una delle formule più comuni del commercio del design internazionale, cioè quella dell'e-commerce, perché a nostro avviso il prodotto che stavamo selezionando si prestava ampiamente a questo tipo di commercio, cioè sono prodotti che hanno un prezzo molto condivisibile, un prezzo al pubblico possiamo dire anche basso, e quindi sono tutti oggetti che diventano, non perché pensati così dai designer, ma appunto per la logica del prezzo, degli oggetti regalo. È facile quindi riuscire a attingere anche dal web l'acquisto di prodotti di questo genere. Abbiamo iniziato chiaramente a selezionare questi primi prodotti negli ultimi 2 anni sostanzialmente, contattando personalmente i designer, cercando di spiegare la filosofia di Pigra, che è molto semplice, riguarda appunto prodotti che hanno quel quid anche passionale nella progettazione del prodotto da parte del designer e che sono molto immediati. Chiaramente all'inizio spiegare la filosofia senza vedere quello che Pigra fosse è stato abbastanza difficile. Ci hanno dato fiducia molti designer, anche designer noti, parlo di UMS, parlo di Company, parlo di tanti designer che hanno sposato un'esclusiva italiana attraverso Pigra, perché appunto questa è la logica di collettare prodotti che vengano distribuiti sul mercato italiano dove mai sono stati distribuiti con una logica di esclusiva per l'Italia. Cercando prodotti abbiamo anche trovato progetti, perché chiaramente il progetti nel cassetto dei designer, oppure parlando proprio con i designer, partendo da prodotti già realizzati che noi commercializziamo, sono nate idee. In questa, proprio seguendo, scegliendo dei progetti che Pigra sentiva più suoi, si sono create delle formule di coproduzione. Una delle formule più gettonate, chiamiamole così, o più interessanti sia per noi che per i designer, è appunto la formula di coproduzione, questa formula 50-50 che vede il designer partner di Pigra. La logica è molto semplice, cioè si dividono i costi di produzione e allo stesso modo anche i profitti al 50-50, quindi con una formula più di partnership che di logica di assorbimento del designer sotto un brand, riconoscendo poi chiaramente delle royalties. Questo per mettere un dialogo più aperto con il designer, una collaborazione sul progetto a 4 mani. Si scelgono insieme i produttori, si verifica l'ingegnerizzazione del progetto, è un percorso sicuramente molto più complesso ma anche molto più stimolante. I designer che collaborano con noi hanno ovviamente un piede a terra a Milano, cioè quello spazio che è diventato poi anche lo shop fisico, che è in via Clusone, al 6, è uno spazio che i designer possono utilizzare per fare esposizioni, rassegne, workshop, lanci di prodotto, quindi si collabora proprio in maniera molto aperta e molto democratica. Nasce proprio da questo rapporto l'invito che abbiamo fatto a Sebastian Bern per
il Salone del Mobile 2011. Io ho conosciuto Sebastian un anno fa, mi sono innamorata dei suoi vetri in borosilicato e abbiamo lanciato insieme una sfida reciproca, nel senso che noi avremmo voluto tantissimo distribuire i suoi prodotti in borosilicato, che sono chiaramente una serie di prodotti paralleli all'attività di studio di Sebastian, ma per la logica del prezzo che avevano questi prodotti uscivano dalle logiche del prodotto pigre, e quindi gli abbiamo chiesto di pensare a qualcosa, a un prodotto più pigre, e così è stato. Infatti il 12 di aprile inaugureremo la rassegna di quelli che sono stati tutti i prodotti o i prototipi che Sebastian ha realizzato dal 1988 ad oggi, aggiungendo il prodotto pigra del 2011, che è Vibe. Quali sono invece le altre novità che troveremo da Pigra durante il Salone del Mobile 2011? Le altre novità sono sempre dei prodotti frutto della coproduzione con i designer, e sono Atelier Chair di Studio C, Christoph Schnug, Gabriel Esser e Harry Schumacher, in 5 versioni colore. Poi c'è l'anello Tremblay Ring di Edouard Larmarot, che è un anello molto ironico, lo vedrete. Poi abbiamo Schlingel, che è una gruccia del designer tedesco Johannes Klein, e poi abbiamo Bird Bread dello studio israeliano Reddish. Senti, cosa ti aspetti da questo Salone 2011? Mi aspetto di divertirci molto, che tutto il lavoro che è stato fatto dia i suoi frutti, non solo a livello economico, ma proprio a livello di soddisfazione personale di tutti quelli che hanno collaborato. E parlo non solo del gruppo Tigre, ma ovviamente parlo anche dei designer in primis, dei fornitori che hanno lavorato sodo in tutti questi mesi. E noi di Pigra ci divertiremo sicuramente molto anche con altre attività parallele a quella che è chiaramente la mostra che inaugura il 12 qua da Pigra. Le altre realtà a cui faccio riferimento sono delle situazioni che abbiamo creato a latere di questo spazio, che naturalmente è contenuto, sono una settantina di metri quadri, quindi quello che si può fare qua è relativo. Le altre realtà a cui faccio riferimento sono lo spazio Botta, dove il 13 sera saremo presenti con una piccola performance che si chiama Faccia la Borsa. E poi domenica al Teatro Parenti, dove Pigre promuove un reading teatrale che si chiama Zeus, il reading di una rivista mutante. È il reading di una onlus che ha fatto un bellissimo progetto per la promozione chiaramente del disagio e dell'handicap di cui si occupa, producendo mensilmente una rivista scritta dagli utenti. Questa rivista, il meglio di questa rivista, è stato raccolto in un libretto che è diventato un reading teatrale messo in scena da un attore professionista e da due utenti. Noi crediamo molto anche in progetti di questo genere, non solo prodotti che vengano chiaramente venduti, promossi, distribuiti, ma anche nei buoni progetti che riguardano anche altre sfere, come ad esempio quella del teatro. Saremo sempre presenti all'interno dello spazio del Teatro Parenti, ospiti per un piccolo laboratorio anche lì con un illustratore, e ci sarà da divertirsi. Francesca, grazie, e ci vediamo durante il Salone del Mobile. Vi aspetto.